Ho preso consapevolezza che dell'Europa in realtà conosciamo poco, conosciamo un settore molto limitato, come se l'Europa fosse solo economia, e peraltro con dei risvolti che sono nell'immediato, per i piccoli esempi che ho fatto, soltanto negativi. Ecco, credo che quindi questo incontro di oggi sulla sovranità europea sia di fatto un'occasione molto importante, importante per renderci conto se questa Europa, che poi di fatto forse è soltanto viviamo come concetto, come entità, come astrazione, ecco, sia di fatto suscettibile di calarsi un pochino di più nella nostra realtà quotidiana, o se pure questo concetto di Europa continuerà ad aleggiare su di noi, mantenendo, diciamo, questa connotazione di entità, ma appunto di difficile appiglio concreto per noi cittadini e per noi tutti i giorni. Quindi non rubo altro tempo e chiedo allora, partendo da queste mie banali considerazioni, alla professoressa Nicolai se ci spiega che cos'è la sovranità europea. Bene, buonasera, vi ringrazio e premetto che farò qualche considerazione, tra l'altro essendo io la prima a parlare, sono destinata a tracciare un po' le linee di un discorso che non si può certamente conchiudere in brevissimo tratto di tempo, però volevo dire io... Funziona, lo devo tenere più vicino, mi sentite? Allora, siamo qui, che cos'è? C'è una sovranità europea, il tema della nostra discussione, e io, pensando a questo tema, oltre alla parola sovranità, mi ha un po' interrogata anche l'aggettivo europea, perché penso che si dia per scontato che parlando di Europa si parla dell'Unione Europea, ovvero sia, non si sa bene di che cosa, ma comunque di una struttura fortemente coesa, che esiste, che ha dei poteri, specialmente oggi li percepiamo in materia finanziaria e di bilancio, e che ha una lunga storia che inizia con la Comunità Economica Europea negli anni 50. D'altra parte, sicuramente questo è il centro del nostro discorso e delle nostre preoccupazioni attuali, però mi sembra da non perdere di vista che l'integrazione europea passa non soltanto attraverso la storia e le manifestazioni istituzionali della Unione Europea, ma anche attraverso un altro versante, che è quello della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e l'attività della Corte di Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È un altro tipo di integrazione che non ha gli strumenti penetranti, anche cogenti entro qualche misura, della integrazione comunitaria, ma che avviene attraverso l'interpretazione che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dà della Convenzione, appunto, e quindi di un insieme di diritti che gli Stati europei, aderendo alla Convenzione, hanno dichiarato, si sono impegnati a riconoscere. Perché cito questa cosa? Perché negli ultimi tempi, negli ultimi anni, se un marziano venisse sulla Terra e confrontasse, posso venire lì? Sì, posso riesco a parlare, ecco. Allora, dicevo che chiunque cadesse sulla Terra oggi e confrontasse il dibattito dei costituzionalisti, che qui io appartengo, rispetto all'Europa, in queste due sue manifestazioni, l'integrazione comunitaria dell'Unione Europea, l'integrazione attraverso le giurisprudenze che fanno capo in particolar modo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, noterebbe un dibattito molto cambiato, perché all'inizio degli anni 2000 c'erano aspettative positive, si parlava di dialogo tra corti, i giudici nazionali si faranno guidare dalla Corte Europea, che ha questa visione più ampia, più progressista, mentre oggi c'è molta risentimento, timore, addirittura atteggiamenti conflittuali sia verso l'Unione Europea, perché, questo lo sappiamo tutti, fa delle politiche socialmente pesanti, che mostrano un volto arcigno, no? L'austerità, manteniamo i limiti del debito, che discorrendo, e questo chiaramente non piace né all'opinione pubblica, nemmeno a quella scientifica, che sente dei difetti di legittimazione nei processi decisionali dell'Unione Europea, che non sono democraticamente rappresentativi, e dei difetti anche di impostazione, perché queste politiche non sembrano soddisfare le aspettative
delle costituzioni democratiche dei nostri paesi, che sono tutte costituzioni che incorporano in qualche misura un impegno per lo sviluppo sociale, per il benessere, per valori che non siano soltanto quelli della convergenza economica. Però gli studiosi sono anche spesso timorosi verso anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché questa Corte ultimamente è una buona Corte che segue il tema dei matrimoni omosessuali, la fecondazione assistita, le famiglie appunto non tradizionali, e molta opinione interna comincia a dire ma la nostra identità nazionale ha altri valori e qui siamo colonizzati. Quindi il clima generale è quello di una certa ritrazione di una gamma di aspettative che fino a pochi anni fa andavano invece nel senso che l'integrazione comunitaria avrebbe arricchito il nostro percorso costituzionale, si sarebbe posto in coerenza con esso approfondendolo. Questo lo volevo dire perché l'integrazione europea sono più di un processo, almeno due, quello che nasce dalla comunità europea e quello intorno alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tutti e due hanno nutrito aspettative e oggi fomentano reazioni piuttosto conflittuali. Io penso che il disagio verso l'Unione Europea, che si avverte proprio in questi giorni, la letteratura che si incontra correntemente a dita che cosa? Che la Banca Centrale Europea è un organo indipendente, non è legittimato, prende decisioni che condizionano la politica, l'Europa sta diventando agli occhi un po' anche dei teorici un paradigma di una sovrastruttura che recepisce le indicazioni di non si sa ben quali comunque poteri finanziari e li traduce in normative che ricadono sulle comunità europee. Questa immagine si struttura anche nel discorso accademico e crea un crescente disagio e ci porta a una domanda di fondo che risale a questo: quando l'Europa è stata fondata doveva essere un mercato comune, quindi era una integrazione con una base utilitaristica, cioè facciamo delle cose con lo scopo di realizzare questo mercato comune. Tra queste cose vi era fin dall'origine una politica dei diritti, per esempio la parità tra uomini e donne nel lavoro è stata fin dall'inizio nel DNA delle politiche europee, ma si diceva l'Unione Europea fa questa parità perché per un fine utilitaristico, nel senso di evitare che la disparità di retribuzione tra uomini e donne nei singoli paesi crei differenze di mercato, costo del lavoro differente, quindi squilibri nella circolazione dei beni. Non c'è veramente un interesse nei diritti, ma si cerca attraverso le politiche dei diritti di rendere il mercato armonico ed efficiente. Questa base utilitarista, cioè guardo alla società e vedo anche una gamma di diritti, magari nuovi o più forti di quelli che le costituzioni nazionali garantivano, dal punto di vista dell'integrazione femminile dell'Europa è quasi un paradigma, perché è stato attraverso l'Europa che appunto le donne, la parità, la non discriminazione sono diventate così centrali nelle mentalità. Ecco, però la base utilitaristica, cioè faccio questo per rendere il mercato più efficiente, per creare occupazione, più che per allargare la visione di valore della nostra convivenza, a un certo punto è sembrata superata negli anni 2000 intorno all'elaborazione del trattato costituzionale della Carta dei diritti, mentre oggi si ripropone nella sua durezza. L'Europa si rapporta alla società fin dall'origine forse con una attitudine dirigistica di rimodellarne i comportamenti, le aspettative e anche i comportamenti individuali in funzione di un rendimento. Quindi adesso le persone si devono abituare, per dire, a un rapporto di lavoro più precario, più performante, eccetera, eccetera, perché questo è quello che è necessario. Quest'ottica utilitaristica, diciamo così, si ripresenta, anche se è sembrata appannata e per un certo periodo tendente invece ad assomigliare di più a dei percorsi nobili. E di qui vengo brevissimamente, anzi se ho già sforato ditemelo, vi fermo subito, perché non ho parlato. Al problema della questione della sovranità, perché la sovranità è insomma un termine molto impegnativo, l'Unione Europea ha una sovranità, non ce l'ha. Se io dovessi assumere una definizione statica di sovranità, per cui significa avere il controllo su un territorio, su un popolo, su una moneta, l'autonomia all'interno, l'indipendenza all'esterno, cioè lo Stato nazionale nel modellino un po' dei manuali di un tempo, questo l'Europa chiaramente non ce l'ha, perché c'è questa
interconnessione con i poteri statali, ci sono diversi livelli di intensità della forza delle politiche europee, molto forti nel controllo della moneta, molto coordinanti, molto più fluide su altri temi, i principi della famiglia in Europa per esempio non sono certamente uniformati come le politiche fiscali. Quindi non si potrebbe dire che c'è una definizione di sovranità europea che corrisponde a quella dello Stato nazionale un po' mitizzato, un po' schizzato delle definizioni tradizionali. Però, d'altro canto, se io penso a che cosa storicamente la sovranità ha significato, certamente si possono ravvisare notevoli somiglianze con quello che l'Europa ha messo in campo. Perché quando lo Stato sovrano si è creato, cioè con questo passaggio assolutismo, rivoluzione francese, quel periodo là, cioè abbattimento del vecchio mondo medievale, dei ceti, eccetera, eccetera, accentramento del sovrano, del potere, in quel periodo là sono accadute tutta una serie di cose che adesso ovviamente banalizzo, cioè non voglio banalizzare, le dico un po', riassumerei in tre questioni. Una, un processo di rottura col passato. L'assolutismo è rottura rispetto a un modo di concepire in passato il potere, l'organizzazione pubblica. Denigrazione del passato, infatti tutti noi ancora oggi pensiamo a Panzabuglio medievale, un mondo brutto, quello nostro è meglio, più organizzato, eccetera, eccetera. Quindi denigrazione del passato, dei suoi usi e costumi, dei ceti e dei soggetti che lo difendevano, la magistratura storica, i tribunali, i parigini e via discorrendo, denigrati in nome di una organizzazione più efficiente del potere. E poi in terzo luogo una mancanza di alternative. Quando Hobbes dice il Leviatano, certo lo Stato certo, mangia le autonomie, crea l'accentramento, però se no ci sarebbe il bello omnium contra omnes, cioè non c'è alternativa perché per avere la pace ci vuole il sovrano. E queste narrative mi sembra ricorrano ancora oggi, no? Lo Stato nazionale una cosa terribile, spendaccione, con dei progetti assurdi. Io mi immagino che le generazioni che ci seguiranno, tra magari un centinaio di anni, penseranno a noi come noi possiamo immaginare un villaggio medievale prima che arrivasse la razionalizzazione fisiocratica dei sovrani assolutistici. E la mancanza di alternative, c'è cioè una sigla che la rappresenta, TINA si chiama, There is no alternative, cioè o è così oppure recessione economica, povertà, eccetera, eccetera, un po' come un tempo appunto erano le guerre di religione di Homs. Quindi c'è una narrativa che sta fortificando, in cui, intorno a cui l'Europa sta adesso costruendosi, che ricorda molto quella che ha sorretto e legittimato il processo di accentramento e quindi svuotamento delle precedenti strutture politiche da parte dello Stato. Però poi lo Stato di fatto che cosa, come si è realizzato? Con la fiscalità, no? E con l'accentramento e con un uso strumentale del diritto. Il grande cambiamento fra mondo medievale e mondo moderno è che quando c'è il sovrano, quello detta le norme per rimodellare la società verso un fine che gli va bene a lui, che sia lo sfruttamento economico, che sia poi la guerra, eccetera, eccetera. Quindi in questo ultimo pezzo del paradigma l'Unione Europea si muove ancora perfettamente, cioè ci mostra della sovranità il nucleo essenziale, cioè la leva fiscale che usa magari quella degli stati, però è quella che funziona, e la visione molto di un rapporto strumentale, utilitaristico, torno a dire, fra il sovrano che dall'alto pianifica e riorganizza la società. Quindi, per concludere, io quello che sto dicendo ha voluto essere questo. C'è una sovranità europea, certamente c'è un processo, non c'è uno spostamento definitivo dagli stati all'Unione Europea di questa sovranità, però ci muoviamo, certamente c'è un processo di trasferimento che non è tanto di acquisto da parte dell'Unione Europea di una sovranità tolta agli stati, ma di riconduzione anche della sovranità statale al suo nucleo più autoritario, cioè nel senso dirigistico, basato sulla concezione della società come una risorsa per la politica e per l'economia. E su questo, secondo me, è una cosa, siccome questo implica una visione, proprio una forma della ragione, cioè qui che lavora, cioè l'idea che la complessità sociale bisogna che ci sia qualcuno che la prenda sotto mano, la guidi, la razionalizzi, è sempre la fisiocrazia all'opera, cioè questo guazzabuglio, bisogna mettere a lavorare e produrre. Questo è una forma di razionalità che l'Europa
ha in sé, che noi ce l'abbiamo da quando abbiamo lo Stato nazionale, perché da quando abbiamo concepito cartesianamente anche la realtà, abbandonando dei modi di pensare e delle forme della ragione più miti, diciamo così, più aperte, meno impegnate all'idea che soltanto se che la complessità è così terribile che è governabile soltanto sotto una razionalità molto rigorosa. Quindi penso che il processo che stiamo vivendo da una parte ci mette di fronte ad alcune costanti delle strutture costituzionali contemporanee. La fiducia che abbiamo riposto in un dirigismo buono, quello dello Stato democratico, però sempre, no? Oppure ripensare una capacità della persona umana a partire proprio di comprendere la complessità senza essere soverchiati al punto di pensare che no, bisogna assolutamente irregimentare. Io penso che l'Europa in questo momento ci richiami a questa componente che è della nostra razionalità, dei modi di pensare, e ci porti proprio a interrogarci se questo non è il punto dolente di una che collega le mentalità di tutti noi e le istituzioni in cui viviamo. Con questa misteriosa, mi rendo conto, affermazione chiudo, e, tranne poi eventualmente se vorrei, sarà l'occasione chiarire di più o parlare ancora. Ho finito. Allora do la parola al professor De Sena. Abbiamo in qualche modo concluso l'intervento precedente con un interrogativo ancora, e quindi chiedo a lei: esiste sovranità europea? Grazie mille innanzitutto di avermi invitato, se mi consente prima di cercare di dare qualche traccia di risposta a questa ardua questione. Io mi porrò il problema di se esiste una sovranità europea dal punto di vista mio, del diritto internazionale. E allora, brevissimamente, non ho nessuna intenzione di propinarvi una lezioncina, diciamo. E per fare qualche riflessione poi più generale su quello che sta succedendo e su quello che forse è opportuno augurarci che succeda. Cosa significa brevissimamente sovranità dal punto di vista del diritto internazionale? Voi avete sotto gli occhi l'esempio della Crimea, no? Se qualcuno ci avesse chiesto anche prima che il referendum del 16 marzo si svolgesse, chi esercitava effettivamente il potere di governo su quel territorio, chi avremmo detto? La Russia, sia pure per interposta persona, cioè per il tramite di queste truppe astutamente mascherate e diciamo anche per il contorno militare che c'era. Perché la Russia? Perché quella era l'organizzazione statuale in grado di far rispettare effettivamente le norme in qualsiasi queste fossero in quel territorio. Questo è un po' il nucleo essenziale del concetto di sovranità statale. È sovrano quell'ente che ha il potere di far rispettare, in ultima analisi, anche con l'uso della forza, i comandi normativi che dicono che esso stesso ha posto in linea generale su un certo territorio. Se questo, ridotto in pillole, non è per la verità l'unico, diciamo, come dire, l'unico concetto di sovranità che si può avere, ma quello con cui gli internazionalisti hanno a che fare, in effetti è questo, è facile concludere che, abbastanza facile concludere che l'Unione Europea non è dotata di questo tipo di connotato, cioè non è un ente sovrano allo stato attuale. È vero che il diritto dell'Unione Europea, di cui purtroppo noi tutti siamo, diciamo, purtroppo per molti aspetti, noi tutti siamo, come dire, destinatari, non ce ne accorgiamo, ma noi tutti operiamo
come destinatari di questo ordinamento. Oramai la gran parte delle cose che facciamo sono l'effetto dell'operare di queste norme. È vero che il diritto dell'Unione Europea c'è ed è anche efficace e direttamente applicabile, e per di più prevale anche sul diritto interno, sulle regole nazionali che dovessero essere in conflitto. Quindi è un diritto che ha un rango quasi costituzionale, diciamo al vertice della gerarchia delle regole che diciamo presiedono alla nostra vita sociale. Però è anche vero che non esiste una magistratura, una giurisdizione europea in senso stretto, è una polizia europea che facciano rispettare autonomamente, cioè a prescindere dagli stati nazionali, i comandi normativi provenienti dall'Unione. Peraltro poi si può sempre recedere dai trattati che costituiscono, come dire, la pietra angolare dell'Unione, senza che questo possa essere considerato un fenomeno rivoluzionario. Insomma, l'organizzazione dell'Unione Europea dal punto di vista formale, giuridico, è ancora una organizzazione internazionale, sia pure sui generis, fondata su trattati, su atti che sono basati sulla volontà degli Stati di appunto stipularli e di sottoporsi alle regole da questi derivanti, senza che ci sia stato quel salto che invece avrebbe connotato questo fenomeno, diciamo, del carattere della sovranità, esattamente nel senso in cui questo carattere si riferisce agli Stati. Beh, allora, detto questo, il discorso potrebbe anche finire qui, diciamo, la risposta a questa questione. In realtà le cose sono molto più complesse, infatti sono state, diciamo, anche accennate dalla amica Silvia Nicolai. Non si può finire qui, anzi qui bisogna iniziare. E qui dobbiamo, diciamo, andare sul terreno dell'evoluzione del fenomeno giuridico dell'Unione, direi a partire dall'inizio degli anni 90, cioè dal trattato di Maastricht. Che cosa è successo? È successo che l'Unione, che nasceva appunto come una forma, come unione doganale, come zona di libera circolazione di alcuni fattori produttivi al suo interno, si è evoluta ed è andata sempre più nella direzione della creazione di una, appunto, unione economica e monetaria. Che cosa, come, quali sono gli strumenti di questa evoluzione? Il trattato sull'unione economica e monetaria, per l'appunto, e soprattutto il protocollo 12 denominato patto di stabilità e crescita, oltre che poi tutta la normativa di attuazione. Questi sono, sia il trattato sull'unione economica e monetaria, sia poi il protocollo, quel patto che sentiamo sempre nominare di stabilità e crescita, che stabilisce quei parametri tanto noti quanto probabilmente vieti, hanno questo insieme di regole, hanno modificato abbastanza profondamente il quadro complessivo. In che direzione, cioè verso quali obiettivi, semplificando ovviamente molto per poi magari discutere di queste cose, nel senso di un sempre maggiore vincolo alle discipline di bilancio degli Stati, nella prospettiva di creare attraverso questi vincoli i presupposti per l'unione politica. Questa è, diciamo, l'idea è: se noi costringiamo gli Stati a uniformarsi a certe regole di carattere economico, a un certo punto l'unione politica sarà, come dire, lo sbocco naturale di questo processo, anzi, per meglio dire, gli Stati saranno costretti a divenire alla costituzione di un'unione politica. Quindi l'idea è che attraverso il coordinamento sempre più stretto delle discipline di bilancio e quindi delle caratteristiche macroeconomiche degli Stati europei si sarebbe arrivati all'unione politica. Questo ha portato, attenzione, per un'eterogenesi dei fini al contrario, cioè per dal bene, quello che sembrava il bene in realtà è venuto il male, a un diciamo doppio fenomeno. Primo fenomeno,
voi, insomma, il patto di stabilità e crescita, queste regole di cui sentiamo sempre parlare, diciamo raggiungimento di un certo rapporto tra deficit e prodotto interno lordo, nonché di un certo rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, si sono progressivamente affermate e sono andate per un verso contro alcuni principi che erano nell'edificio normativo dell'Unione. Sono diventate di fatto, forse un costituzionalista potrebbe divertirsi a utilizzare il concetto di costituzione materiale, i veri principi, purtroppo, guida dello sviluppo dell'ordinamento, non direi tanto dell'Unione, ma diciamo dell'ordinamento dell'area euro, tanto per intenderci, perché l'area euro non coincide completamente con l'Unione Europea. Perché questi principi vanno contro, viceversa, alcuni principi dell'Unione Europea, così che oggi noi possiamo parlare effettivamente come di due ordinamenti aventi, diciamo, dei principi fondamentali in realtà diversi. Da un lato l'ordinamento, la sostanza dell'ordinamento dell'area euro, e dall'altro l'ordinamento tradizionale dell'Unione Europea. Perché se noi andiamo a vedere l'edificio dell'Unione Europea, è molto semplice, molto ben osservato, anche se con considerazioni non sempre condivisibili da un grande giuspubblicista italiano, Giuseppe Guarino, che oramai è 92enne, che gira però, continua a girare l'Italia, napoletano come me tra l'altro, a dire queste parte delle cose che io dico, diciamo. Che cosa dice? Dice: guardate che il patto di stabilità e crescita, che ha e in particolare una certa, diciamo, disciplina normativa, che è il regolamento 1467 del 1997, hanno stravolto l'ordinamento dell'Unione, perché nell'ordinamento dell'Unione, cioè in quel corpus di trattati che lo costituiscono, noi troviamo delle norme che non sono assolutamente dei principi di carattere economico, attenzione, e non solo, che sono assolutamente contrastanti con questo, diciamo, imperativismo monetaristico, tanto per intenderci, no? Da banca centrale tedesca. E quali sono questi principi? Sono quelli contenuti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione Europea, in cui si parla di economia sociale di mercato e di piena occupazione come obiettivi, e 9 del trattato di Lisbona, cioè di un trattato che è a noi molto vicino dal punto di vista temporale, che contiene una sorta di vera e propria clausola sociale che definisce come obiettivi dell'Unione il raggiungimento di livelli, diciamo tendenzialmente di livelli di piena occupazione, di coesione sociale, e poi ancora tutta quella parte della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che contempla appunto una serie di diritti sociali declinati tra l'altro in modo molto avanzato, che va a supplire le mancanze della stessa Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Quindi questi principi che ci vengono ammaniti in realtà sono i principi fondanti dell'area euro, ma non sono i principi fondanti dell'ordinamento dell'Unione. Vi è stato cioè una sorta di alterazione costituzionale de facto, questo è quello che è successo, perlomeno per, e questa è una precisazione importante, vedremo poi perché, perlomeno per gli stati parti dell'area euro, cioè per questi stati in sostanza l'ordinamento dell'Unione non vale più come dovrebbe valere se lo leggessimo e lo applicassimo per come è enunciato nei trattati, in queste norme di cui vi ho parlato. Contemporaneamente, altro versante, che cosa è successo? È successo che questo approfondimento della disciplina di coordinamento dei bilanci tra gli stati, nel senso, diciamo, sempre più stretto del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, ha prodotto delle modificazioni rilevanti negli ordinamenti interni costituzionali degli stati. Quindi da un lato queste alterazioni costituzionali, diciamo, dell'edificio dell'Unione, dall'altro poi quello che è successo anche
in modo assolutamente analogo speculare negli ordinamenti costituzionali di Stati. Qui ci sono una serie di modifiche molto rilevanti che prima si sono verificate anche qui in punto di fatto e poi ora sono state proprio normativizzate fino al punto da entrare in Costituzione. Il principio del pareggio di bilancio. Il principio del pareggio di bilancio, chissà con quanta consapevolezza, è stato introdotto in Costituzione. Ora dovete sapere che il principio di pareggio di bilancio eleva a obiettivo, diciamo, fondamentale della nostra Costituzione, garantito, stragarantito anche dalle garanzie di applicazione che assistono il diritto che viene dall'esterno, dove invece la nostra Costituzione è una Costituzione che ha una grande quantità di principi che non necessariamente sono in linea con questo. Pensate per esempio a tutta la parte attinente ai diritti sociali o alla disciplina del diritto, per esempio esemplificata dalla funzione sociale del diritto di proprietà, ci sono tantissime altre di norme fondamentali, dal diritto alla salute e così via, nella nostra Costituzione. E questo principio del pareggio di bilancio introdotto in modo formalmente corretto in Costituzione altera, così come è successo nell'ordinamento dell'Unione, altera l'assetto costituzionale del nostro ordinamento. Lo altera ad un punto molto elevato. Perché? Vedete, il principio di pareggio di bilancio è una norma costituzionale introdotta con legge costituzionale nel nostro ordinamento la cui introduzione era consigliata, veramente era proprio imposta da questo famoso fiscal compact di cui tutti sentiamo parlare. Il fiscal compact è un altro di questi trattati che vanno nella linea dell'approfondimento dei vincoli, del coordinamento e dei vincoli delle politiche di bilancio degli stati, che ha reso stringenti questi vincoli laddove prima non lo erano poi tanto, e difatti proprio per il fatto che non lo erano poi tanto, Germania e Francia all'inizio degli anni 2000, ancorché avessero, diciamo, chiaramente violato questi vincoli, sono rimasti esenti dalle conseguenze che invece, se dovessimo rimanere all'interno di questo contesto, andremo, almeno sulla carta, io non ci credo troppo, inesorabilmente incontro noi. E che cosa dice, perché questo Consiglio di Stati di introdurre il principio di pareggio di bilancio? E poi fa un'altra cosa molto seria, e cioè stabilisce che nel caso di violazione dei vincoli di bilancio, quelli che tutti quanti sappiamo, deficit, PIL, debito pubblico, prodotto nazionale, la stessa cosa, sempre PIL si tratta, la irrogazione di sanzioni è praticamente automatica, mentre prima c'era una, diciamo, intermediazione di carattere politico, cioè il Consiglio dell'Unione poteva intervenire e valutare se fosse il caso, considerate, diciamo, tutte le circostanze contingenti, adottare queste sanzioni nei confronti dello Stato inadempiente. Ora questo è automatico, cioè è automatico in principio. La Commissione, che è un organo tecnocratico dell'Unione, una volta accertato che i vincoli non sono rispettati, salvo che non ci sia una maggioranza qualificata in senso contrario, ciò che è molto difficile perlomeno sulla carta, può obbligare gli Stati a prendere certe misure. Se non lo fanno, la Corte di Giustizia li condanna a sanzioni pesantissime, fino allo 0,1 del prodotto interno. Immaginatevi che cosa può significare questo, ammesso che possa succedere. Allora, cosa è successo, diciamo, per concludere? Certo, sovranità in senso internazionalistico non c'è, però è una sostanziale, come dire, assunzione nelle mani, non neanche nelle mani di istituzioni, guardate, una sostanziale predeterminazione dei vincoli, di vincoli che non possono essere superati, c'è stato. E questo corrisponde, cioè la predeterminazione con la fissazione di sanzioni semiautomatiche nel caso, diciamo, che si vada a dare questi limiti, che cosa significa? Significa che sostanzialmente l'indirizzo politico si è tradotto in una sorta di funzione discrezionale, come potrebbe avere la pubblica amministrazione,
Cioè non è più lo Stato nazionale che in condizioni simili in realtà decide l'indirizzo politico. Lo Stato nazionale all'interno di margini piuttosto stretti stabilisce come si può fare per perseguire l'interesse pubblico, che è esattamente quello che fa la pubblica amministrazione, così come ci è stato insegnato quando abbiamo studiato il diritto amministrativo. Ora, tutto questo è avvenuto in modo formalmente ineccepibile, cioè l'introduzione, la stipulazione del fiscal compact, così come poi l'introduzione zelante del principio di pareggio di bilancio in Costituzione, sono avvenute con, a me per esempio questo è stato contestato, mi ricordo in un convegno a Roma da Ceccanti, un tuo collega, è avvenuto ineccepibilmente, lui aveva ragione, però scusate, io ho il dubbio che questo sia, che tutto questo non sia, diciamo, in qualche modo lesivo del principio tante volte invocato della sovranità popolare, insomma, cioè, e qui è vero. Ci sono gli esecutivi che hanno stipulato il trattato, gli esecutivi possono, diciamo, a maggioranza qualificata in qualche modo cercare di venire contro l'applicazione rigida delle regole, dei vincoli di bilancio che tutti conosciamo, ma innanzitutto deve esserci una maggioranza qualificata, e quindi noi dipendiamo dall'esterno, noi oppure la Germania, la Francia dipende dall'esterno, perché dipende dal formarsi di maggioranze da parte di stati che non siamo noi che dobbiamo formare la maggioranza, sono gli altri. E poi c'è un organo che è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che applica automaticamente sulla carta questi vincoli. Beh, questa, se non è espropriazione, diciamo, di quella che gli internazionisti negli anni 70 dicevano sovranità economica permanente, i paesi in via di sviluppo, no? Affermavano, diciamo, di voler esercitare nei confronti dei paesi esportatori di capitali la propria sovranità economica permanente, non vedo che cosa sia, mi pare che questo vada in linea con quello che diceva Elena Nicolà. Questa cosa poi è tanto più grave, guardate, perché? Perché non ci sono strumenti, soprattutto, e qui scendiamo un po' più nel tecnico, soprattutto per i singoli, né a livello costituzionale interno, salvo che non sia previsto, in alcuni stati è previsto il ricorso costituzionale diretto, per esempio in Portogallo, ma da noi non c'è, né, e neppure a livello europeo. Perché? Perché questi atti non fanno parte formalmente degli atti dell'Unione impugnabili a certe, cioè il fatto che una decisione della Commissione Europea oppure della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia contraria al diritto dell'Unione, una decisione adottata sulla base di questi atti, non presenta nessuna chance di essere impugnata dai singoli. Perché? Perché questi atti fuoriescono dal quadro formale degli atti dell'Unione, cioè noi allo Stato siamo quindi sostanzialmente in una sorta, in una strana situazione che ovviamente deve essere approfondita, di vacuum, di grigio, di limbo, nella quale non c'è, diciamo, la possibilità per i singoli, non solo i singoli hanno poco a che vedere con le istituzioni che producono le decisioni, ma poi non hanno neanche la legittimazione a far valere l'eventuale contrasto tra quelle decisioni e principi che invece vigono in qualche modo a tutela della propria posizione in sede giurisdizionale. Allora, di fronte a questo quadro, a me sembra che l'unica via d'uscita sia quella di riconiugare, per così dire, la sovranità politica con questa sorta di ibrido che è questa sovranità economica, priva di sovranità politica, a cui noi assistiamo. Punto. Non ho altro da aggiungere. Sono sicuramente molti gli spunti di riflessione anche di questo intervento, e do la parola alla dottoressa Paciotti, se è possibile, per tirare un po' le fila di questa nostra chiacchierata. Beh, non è molto semplice. Abbiamo appreso dalla professoressa che la sovranità è un concetto della modernità, cioè quando sorge lo Stato assoluto, un potere
assoluto per l'appunto, cioè che non riconosce nessuno, nessuno è originario ed è totale sul territorio e sulla popolazione che gli appartiene. Questo concetto è durato anche fino all'epoca dello Stato liberale, ma non c'è più. Non è solo che l'Unione Europea non ha una sovranità originaria, perché ha delle competenze, esercita una sovranità condivisa su porzioni, quote di sovranità cedute dagli Stati, non cedute a qualcun altro, ma per essere gestite in modo condiviso. Ma non ce l'hanno neanche più gli Stati quel tipo di sovranità. Perché? Perché con la silenziosa rivoluzione dei diritti umani, come la chiamava Cassese, del secondo dopoguerra, si sono imposte delle regole internazionali, perché si è convenuto, dopo la tragedia della Shoah, gli orrori della seconda guerra mondiale, che uno Stato non avesse il diritto di massacrare i propri cittadini, per esempio, e che quindi esistessero dei diritti fondamentali delle persone che non potevano essere violati neanche appunto dagli stati cosiddetti sovrani. Quindi si costituisce l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in Europa la Convenzione Europea dei Diritti Umani, eccetera, eccetera, e quindi noi accettiamo regole esterne perché non riteniamo che lo Stato possa fare tutto quello che vuole, può decidere ciò che è decidibile. Addirittura si arriva da Kant, Kelsen, Bobbio, Ferraioli ad affermare che la sovranità è contraria al diritto, perché la sovranità è un potere discrezionale assoluto e il diritto invece impone delle regole e dei limiti. Comunque questo concetto di sovranità fra virgolette limitata è nella nostra Costituzione. L'articolo 1 della nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, poi stabilisce i vincoli dell'articolo 10, dell'articolo 11, l'articolo 117 dice la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché, ahimè, dice, nonché, che vuol dire che è una scrittura recente, non costituzionalista, all'epoca in cui fatta la Costituzione e risciacquata in Arno non si diceva nonché per dire anche, e anche dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Bene, ora gli obblighi internazionali sono quelli imposti dai trattati che l'Italia ha sottoscritto e che il Parlamento ha ratificato. Quindi qualche cosa che noi abbiamo voluto nelle forme che la democrazia rappresentativa prevede. Il problema in realtà che suscita le nostre preoccupazioni in Europa, credo, ai cittadini, non sono tanto questi concetti abbastanza teorici, quanto che fine ha fatto la sovranità popolare, cioè la democrazia. Ora, io ritengo che il procedimento legislativo tipico della comunità europea è un procedimento democratico, quello tradizionale della comunità. Vale a dire, c'è una proposta legislativa che viene dalla Commissione europea, la quale normalmente la fa precedere da libri bianchi, libri verdi, che sottopone all'intera popolazione, a chiunque voglia fare osservazioni. Qui forse c'è un problema di, come dire, democrazia sostanziale, perché in realtà quelli che fanno osservazioni, quindi influiscono sulla successiva proposizione della norma legislativa, sono le grandi lobby. E poco, soprattutto in Italia, nulla forse in Italia, viene fatto da associazioni di cittadini, da partiti politici, da sindacati, vengono piuttosto trascurate queste modalità di partecipazione alla formazione della legislazione. Ci sono certo grandi associazioni di tutela dei diritti umani, tipo State Watch, Human Rights Watch e simili, che fanno queste osservazioni, ma normalmente si organizzano meglio le lobby, e quindi questo semmai è un problema nostro di politica, di trovare delle forme di partecipazione effettiva. Ma comunque la procedura è democratica, perché la Commissione poi, sulla base anche di queste osservazioni, presenta una proposta e questa viene accettata quando riceve il consenso della maggioranza dei rappresentanti eletti dai popoli europei, vale a dire della maggioranza del Parlamento europeo, e dalla maggioranza dei governi degli Stati membri che siedono nel Consiglio dell'Unione. Quindi
Questa è una singolare forma di, come dire, democrazia multilivello, se vogliamo, ma che comunque non può non dichiararsi democratica dal punto di vista della procedura. Il problema è di politica, il problema è di democrazia sostanziale, è di capacità e organizzazione dell'intervento, della voce dei cittadini in queste procedure, ma la forma, diciamo così, delle procedure democratiche è rispettata. Il vero problema del deficit di democrazia è sorto, come diceva il professor De Sena, quando si è voluto fare altro, e cioè quando si è costituito accanto alla comunità economica europea, alla comunità europea, l'Unione Europea, si è costituito apposta un altro ente, perché ci si è accorti che lo sviluppo del mercato richiedeva dell'altro, perché a un certo momento si è visto, per esempio, che aperte le frontiere potevano girare i delinquenti, ma non potevano girare le sentenze. Allora bisognava creare uno spazio che si è chiamato lo spazio di sicurezza, libertà, sicurezza e giustizia, in cui ci fosse anche una cooperazione giudiziaria, di polizia, eccetera, più efficace. Che si è visto che la Commissione Europea aveva il potere di rappresentare la comunità nelle relazioni internazionali che riguardavano il commercio, ma non c'era una politica estera comune. Si è costituita l'Unione Europea, cui sono stati attribuiti, invece che dare queste nuove competenze alla comunità europea con le sue procedure democratiche, si è costituita un'altra entità in cui queste decisioni che riguardavano la cooperazione di polizia giudiziaria, che riguardavano la politica estera, erano gestite non attraverso queste procedure democratiche, ma con l'accordo dei governi. La procedura è un sistema intergovernativo in cui il Parlamento europeo aveva qualche potere di carattere consultivo, ma assai poco. Ora, questo ha alterato le modalità di, diciamo così, di democrazia della Unione Europea. In parte è stato rimediato alla fine con il Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona ha unificato queste due entità, ha ampliato di molto il sistema di codecisione, quello di cui vi parlavo prima, del modo di legiferare della comunità, e quindi si è fatto qualche progresso in questo senso. Certamente è stato attuato il sistema comunitario anche per quello che riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Abbiamo sentito il ministro parlare del procuratore europeo, beh, quello pure è un sistema che, quando sarà, se mai sarà messo in atto, avrà questa vigilanza democratica e decisioni per via democratica, di quella democrazia rappresentativa che è la caratteristica della nostra democrazia europea, sulla quale, dice il nuovo Trattato dell'Unione, si fonda il funzionamento dell'Unione. Peraltro il Trattato di Lisbona ha creato anche altri strumenti di democrazia partecipativa, addirittura ha previsto anche delle forme di quasi democrazia diretta, nel senso che ha previsto un'iniziativa legislativa dei cittadini che deve essere poi presa in considerazione dalla comunità, dalla Commissione Europea. Ha previsto, dico già che ci sono stati notevoli, un gran numero di queste iniziative legislative dei cittadini, pur essendo richiesto 1 milione di firme di 7 paesi diversi, però sono già state presentate molte. C'è poi una previsione di elezione del Presidente della Commissione Europea da parte del Parlamento Europeo e non più dall'intesa dei governi, quindi si sono fatti dei passi avanti nella democratizzazione. Naturalmente mancano delle strutture portanti di una democrazia, vale a dire mancano i partiti politici a livello europeo. Sono previsti esplicitamente dai trattati, ma non ci sono di fatto. È vero che vengono a mancare anche a livello nazionale, ma insomma questo è un problema rilevante per la democrazia. Se non funzionano queste sfere di discussione pubblica, questi modi di democrazia sostanziale, di partecipazione effettiva, anche questa sovranità popolare non è efficace. In realtà è rimasto irrisolto l'assetto asimmetrico del sistema
istituzionale per quel che riguarda l'unione monetaria. Ci è stato già detto dal professore, il trattato di Maastricht prevede che sostanzialmente un insieme di stati che hanno la stessa moneta non hanno però lo stesso governo delle politiche economiche e fiscali. Non avendo lo stesso governo, si fondano su delle regole astratte e assolute che gli stati, in modo legittimo, perché i trattati vengono sottoscritti dai governi, i parlamenti li approvano, e quindi anche questo dal punto di vista democratico è formalmente corretto. Però rimane questa asimmetria. Com'è possibile che si abbia una moneta senza un governo? È evidente un sistema che forse era stato pensato con l'idea che questo avrebbe portato poi alla costituzione alla volontà di costituire un governo comune dell'economia. Così non è stato. Quindi questa situazione asimmetrica, rischiosissima, perché era stato preavvertito, va bene finché le cose vanno bene, nel momento in cui ci fosse un rischio di crisi sarebbe messo sotto stress il sistema. Ed è esattamente quello che è avvenuto. Quale può essere il futuro? Certo che qui manca una cosa grave, manca la politica, manca un progetto politico comune e una comune leadership politica europea che possa trovare la soluzione, perché le soluzioni giuridiche ci sono. Il fiscal compact già prevede che debba essere, entro 5 anni, debba rientrare nel sistema dell'Unione Europea. Dà poteri alla Corte di Giustizia di valutarne il rispetto. Quindi, cos'è successo? È successo che di fronte alla crisi economica, che era prevedibile, non che era tanto prevedibile, era prevedibile anche la crisi, visto che erano stati allentati tutti i limiti, le regole imposte alla finanza, qui c'è stata una straordinaria scelta politica di ritenere che i capitali dovessero avere un'assoluta libertà di spostarsi, senza limiti e senza regole, perché questo avrebbe fatto la fortuna del mondo. Beh, quando questo sistema è crollato, ha dimostrato le sue difficoltà, gli stati, i governi, impauriti, invece di cercare di seguire le procedure dell'Unione, anche per ragioni di efficacia immediata, hanno trovato questi accordi perché era difficile seguire le procedure dell'Unione Europea, non fosse altro perché occorreva l'unanimità, e di fronte all'unanimità noi troviamo sempre almeno un ostacolo: il Regno Unito, che non vuole, perché non vuole l'integrazione europea. E quindi si è dovuti ricorrere a questi trattati che sono formati da quasi tutti gli stati, da qualcuno anche in più. È una geometria variabile nella sottoscrizione di questi trattati, che riguardavano il tentativo di salvaguardia delle economie nazionali. L'unico vero salvataggio è venuto dalla BCE. La Banca Centrale Europea ha fatto i salti mortali, ma in qualche modo ha salvato le nostre economie. Però ci troviamo ancora in questa incompiutezza e contraddittorietà di questo disegno istituzionale, che dipende da che cosa? Dipende dalle cattive politiche. Noi abbiamo avuto una cattiva politica che non ha voluto creare un sistema istituzionale dell'Unione Europea ragionevole, che evitasse questa contraddizione di una economia senza di una moneta senza un governo, e abbiamo avuto una cattiva politica dovuta dal fatto che abbiamo subito, sposato, accettato come inevitabile l'ideologia neoliberista. Questa ideologia ha sedotto le classi dirigenti europee negli ultimi 30 anni. Si è fatta strada la convinzione che il mercato fosse la sola istituzione capace di garantire lo sviluppo economico. E come dicevo,
i mercati dei capitali dovessero essere completamente liberi da qualsiasi ostacolo nella loro espansione. Il risultato è stato un accumularsi di squilibri e di disuguaglianze a livello internazionale nei singoli paesi, che si sono lasciati crescere finché le speculazioni della finanza internazionale hanno prodotto la crisi che abbiamo visto. Ora, questi effetti negativi sono stati aggravati dalla politica del rigore. Tu, come tutti i più autorevoli economisti hanno osservato, è assurda che una politica della contrazione, quando c'è una contrazione della domanda privata, si aggiunga anche la contrazione della domanda pubblica. Tutto questo significa che non pretese leggi economiche, ma delle ideologie dannose, delle scelte politiche sbagliate ci hanno fatto arrivare a questo punto. Sicché che cosa bisogna fare? Semplicemente bisogna cambiare politica. Le scelte cattive di una cattiva politica vanno modificate da buone scelte di una buona politica, il che vuol dire che bisogna certamente rivedere la struttura della decisione in sede europea, di quella gestione di quote di sovranità che gli abbiamo delegato per essere gestite insieme, ma che questa gestione non può essere la decisione dei governi, perché in questo sistema prevalgono sempre i governi più forti, perché in questo sistema non c'è un controllo democratico effettivo, perché ciascuno semmai ciascun Parlamento controlla il suo governo, ma in realtà non può controllare che cosa fa nel contesto dei 29 Stati membri, e quindi subisce le decisioni più forti. Bisogna riportare semplicemente questo tipo di decisioni nell'alveo della comunità, delle decisioni che vengono fatte attraverso una valutazione di una proposta della Commissione, di una decisione del Parlamento europeo e del consenso della maggioranza degli Stati, ma non con il potere di uno di bloccare tutti gli altri. Ecco, se noi riformiamo le istituzioni, nel senso che anche per la gestione dell'economia, perlomeno nell'area dell'euro, adottiamo i sistemi democratici della comunità, questo è certamente una strada possibile. Naturalmente accanto a questa ci vuole anche che ci sia una politica, che ci sia una capacità di volere un futuro comune, di volere il nostro benessere. Perché dobbiamo renderci conto, a partire proprio dagli errori che abbiamo commesso, di che cosa abbiamo fatto di sbagliato, e quindi cercare di pensare che si deve convivere insieme, perché questo ci fa bene a tutti quanti, che questo tremendo aggravarsi delle disuguaglianze economiche è stato un dramma non soltanto dal punto di vista della violazione dei diritti elementari di milioni di persone, ma anche dal punto di vista della efficacia dello sviluppo economico. Quindi semplicemente dobbiamo cambiare politica, dobbiamo essere capaci di volere questo futuro comune, di ritrovare quell'Europa che è stata ed è tuttora la ragione del mondo dove sono meglio garantiti i diritti umani, ma dove oggi vede a rischio il suo futuro per la sua gestione sbagliata delle regole economiche imposte, ha sostituito all'equilibrio fra le esigenze dell'economia e le esigenze delle persone, ha sostituito delle regole astratte. Questo è stato l'errore. Dobbiamo semplicemente trovare il modo di cambiarlo e andare avanti insieme.